Ci troviamo all'interno di una delle chiese più importanti e più antiche della città di Pescia. Chi viene a visitare la chiesa di San Francesco a Pescia non può non fermarsi qui davanti all'altare Mainardi, perché l'altare Mainardi ospita un'opera importantissima, che è la pala di San Francesco dipinta da Bonaventura Berlinghieri, molto probabilmente la più antica immagine di San Francesco in nostro possesso. Un altro luogo di grande importanza storica a Pescia è il Palagio o Palazzo del Podestà, antico cuore e centro politico di Pescia, più decentrato rispetto al Palazzo del Vicario, che prenderà poi il suo posto in un momento storico successivo. Quando la figura del Podestà decade e viene sostituito dal Vicario, questo edificio di fatto perde la sua importanza, il suo utilizzo originario, e subisce tutta una serie di trasformazioni fino al recupero fra gli anni 70 e 80 da parte della soprintendenza e del comune, l'allestimento della gipsoteca dedicata al Libero Andreotti nel 1992. Qui abbiamo tutta la collezione delle bozze in gesso, quindi modelli preparatori per la realizzazione degli originali. Si può osservare tutta la produzione di Libero Andreotti dagli inizi fino alla fine, vedendo tutto quello che è stata l'evoluzione stilistica delle sue opere. Sono circa 230 pezzi. Puzzano, situandosi sulle alture della Val di Nievole, ha sempre avuto un ruolo strategico nel corso del Medioevo. Si trovava a metà strada, all'incirca, tra Lucca e Firenze, e ha subito le due dominazioni, quella lucchese all'incirca fino al 1300 e quella fiorentina successivamente, laddove appunto sono stati redatti i due statuti principali del 1339 e del 1389, che hanno disciplinato e dato una sorta di stabilità al dominio fiorentino in quest'area. Puccini ha scritto a Uzzano il secondo e terzo atto della Bohème a fine 800. Nel 1896 ha soggiornato in una casa, in una villa di Uzzano, e una volta finito di scrivere il secondo e terzo atto della Bohème ha inciso sul muro appunto questa cosa, quindi è un legame molto stretto.